Eccoci qua questa sera a Cerreto Guidi in occasione della sagra del papero e del cinghiale e siamo qua con Renato che ci racconta un po' la tradizione, come nasce questa sagra. Sì, la sagra del papero e del cinghiale a Cerreto Guidi nasce da un'idea del consiglio del Circolo Arci già 15 anni fa, quando abbiamo pensato di far rivivere, riorganizzare quello che erano le battiture del grano ai tempi negli anni 60-70 e rievocare quello che era la cucina tradizionale di quei tempi con la cottura e il servizio del papero, che è un animale tipico nostro di zona che si cucina e che si cucinava in modo particolare ai tempi della battitura del grano. Era il piatto principe che la massaia, come la chiamavamo allora, cucinava per le persone che venivano ad aiutare a fare questo tipo di lavoro che si svolgeva sull'aia dei contadini. Quindi nasce tutta la tradizione della battitura del grano, ma voi ci avete anche qualche... in che modo la rievocate oltre che con la cucina? Sì, collegata alla sagra c'è tutto il programma di Medicea che prevede una mostra del vino Chianti, che è una nostra tradizione di zona, è una nostra ricchezza di zona, diciamo, e poi ci sarà una mostra di trattori d'epoca sabato e domenica prossima, con la rievocazione dell'aratura dei campi come la facevano prima. Tutto questo, ecco, c'è un programma ricco, si può trovare, che rievoca proprio quei periodi, insomma, della battitura del grano, che avveniva tra l'altro in questo periodo di tempo, cioè in questi giorni, se guardate, ci sono le macchine in giro a fare la battitura, diversa, ma la battitura del grano. Ho capito, e quindi le ricette di papero che possiamo gustare stasera, quelle che lei potrebbe consigliare? La ricetta io non la so, perché c'è un'altra persona che cucina il papero e non la insegna. Sono ricette che, come ripeto, si sono tramandate negli anni, vengono dalle nostre nonne, dalle nostre mamme, e devo anche dire e ringraziare pubblicamente le persone, perché noi abbiamo in 15 anni avuto un successo enorme, e voglio ringraziare tutti quelli che vengono a trovarci numerosissime tutte le sere. Bene, allora non ci resta che andare a provarlo questo papero. Quindi ringraziamo Renato per la sua disponibilità e buon appetito. Grazie a voi, arrivederci.